la certezza di questi 5, 4... Avrebbero venduto per anni migliaia di dosi di eroina a decine di storici tossicodipendenti della periferia riminese. Le indagini dei carabinieri coprono i primi 10 mesi del 2017. In quel periodo sarebbero state almeno 2.000 le cessioni da parte di due gruppi di spacciatori che operavano nella striscia di campagna tra i quartieri di Gaio Fana e Tomba Nuova. I rapporti intercorrevano tra i due gruppi? I due gruppi erano in relazioni amicali tra di loro. Lo studio dei profili Facebook infatti ci ha confermato che, sebbene operanti in due zone diverse e separati tra di loro, di fatto erano tutti amici. 11 le misure cautelari, di cui 10 in carcere e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 5 gli arrestati fino ad ora, altri 5 risultano latitanti e si trovano probabilmente all'estero, mentre uno è deceduto nel 2017 in un incidente stradale sull'Adriatica, strada ben conosciuta da tutti i soggetti che in tempi recenti si sono trasferiti nelle Ravennate. Fondamentale per le indagini anche lo studio dei profili Facebook degli arrestati. Un'attività svolta con metodiche tradizionali, quindi escutendo a sommare informazioni gli acquirenti, predisponendo dei fascicoli fotografici con i soggetti che sono dediti all'attività di spaccio sul territorio, fascicoli che sono stati predisposti grazie alla capacità dei militari, alle loro conoscenze dei soggetti di interesse operativo presenti in città e anche grazie allo studio, in maniera ovviamente investigativa, dei profili Facebook di questi soggetti che ci hanno dato modo di avere delle fotografie aggiornate e di addivenire all'individuazione di tutti i componenti dei due gruppi. Uno nel centro di Ravenna, un altro invece...